Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi per parlare magari di un cacciatore con molte virgolette che magari non tutti conoscono. Allora, si tratta dell'amico di Seedorf, credo che si Esaias, penso che si pronunciasse così. Allora, loro due si sono incrociati nell'Ajax, dove appunto giocavano nelle giovanili. Addirittura Seedorf disse che era più forte di lui. Addirittura molti lo paragonano a Gullit. Mamma mia, Gullit è un grandissimo, è stato un grandissimo giocatore. Paragonarlo a lui, molto pretenzioso. Poi si perde un po' la strada di questo qua. Ebbe molte esperienze nella Spagna, quindi nel Real Madrid B, in varie squadre, diciamo, dell'Olanda, però purtroppo si ruppe i legamenti e il tendine d'Achille. Ci fu l'operazione, la lunga riabilitazione, che ci furono minimo 7-8 mesi di fermo. Sembravano appunto non lasciare speranza a questo giocatore. Inizia a lasciare il calcio, comincia a fare il lavapiatti, cameriere, gestore di un negozio di antichità, eccetera. Iniziò ad ingrassare, arrivando a pesare quasi come 100 kg. Provò nel 2001 un provino nella Fiorentina, che in quel periodo era veramente disastrata. E l'anno dopo, ovviamente non lo superò. L'anno dopo, grazie all'amico Seedorf, gli propinò questo provino al Torino. Torino, che comunque anche lì non è che fosse il massimo, si trovava in brutte acque. Con questa frase lui ci ricorda questa frase qui: se mi concederanno il tempo necessario, sono sicuro che riuscirò a convincere il Toro a prendermi. Poi ovviamente disse che si ricorda il Torino che giocò contro l'Ajax, bla 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 bla. Ovviamente non lo presero e venne dirottato al Milan, sempre dall'amico Seedorf, che ormai era un pappa e ciccia. Si vede solo una volta, in Coppa Italia nel 2005, quando il Palermo entra in campo a posto di Ambrosini, gioca per una decina di minuti e i giornali lo intitolano come favola, come una grande storia a lieto fine. In realtà, dopo un anno e mezzo, fece una partita e basta, quindi il suo contratto venne risolto e si accasò al Lecco. Lecco comunque era in situazioni non proprio, che poi fallì anche questa squadra, e andò lì. Altro provino, questa volta venne ingaggiato in C2, e alla fine lo ingaggiarono. Fece anche lì una sola presenza contro il Portoguaro e praticamente da là finì la sua carriera, penso da tutte le parti, perché poi in realtà non giocò più, proprio perché disse che c'erano dei problemi anche societari, eccetera eccetera. Gioca solo questa partita, si trova ancora svincolato, per evitare di fare ancora delle figuracce decide di chiudere la carriera. Gli ultimi aggiornamenti dicono di un giocatore, ex giocatore, che allena in Olanda. Prima in un club dilettantistico giovanile, poi dal 2008 un club comunque sempre dilettantistico, però prima squadra. Quindi questa è la favola di questo giocatore, che era tanto amico di Seedorf, e riuscì a calcare il campo anche di San Siro, nonostante non fosse mai stato un giocatore, perché uno che si ritira da tanti anni, che non gioca, poi dopo un po' perde lo smalto. Però questa è la grande favola di questa ex lavapiatti, che comunque è riuscita a giocare a calcio. Il suo ingaggio un po' se l'è preso, poi sono in realtà perse le tracce. Dal 2008 adesso sono perse le tracce, però comunque è importante far presente a questi ex giocatori chi siano. Non lo chiamerei bidone, perché in realtà non penso proprio che fosse bidone, questo è un, che molti lo etichettano come bidone, in realtà non credo che lo sia. Credo sia soltanto una persona molto sfortunata, che magari poteva essere un buon giocatore, però a causa degli infortuni non è riuscito. Seedorf ha fatto quello che poteva, è stato anche molto bravo a regalare questa gioia a questo ragazzo. Ci vediamo al prossimo video, sempre con la rubrica chi è o chi è stato. Un appuntamento, alla prossima, ciao!